9 settembre 1973, la 18enne novella Calligaris vince l'oro iridato negli 800 stile libero a Belgrado, con tanto di record del mondo. Oggi, per celebrare 50 anni da quell'impresa, la nuotatrice è tornata in acqua, scortata da atleti azzurri, olimpici e paralimpici, uomini e donne di diverse età, per percorrere il braccio di mare dello stretto di Messina. Abbiamo giocato, abbiamo scherzato, ci siamo fatti delle risate, ci siamo fatti degli scherzi. È stato veramente un modo straordinario per festeggiarlo. Io lo dedico ovviamente agli azzurri, perché lo sport è il migliore forma di integrazione. Un tema che sta molto a cuore a Calligaris, che è anche presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia, che quest'anno festeggia i tre quarti di secolo dalla fondazione. E l'impresa odierna, compiuta dovendo fronteggiare le correnti dello stretto che hanno portato i nuotatori più a nord del punto d'arrivo previsto, unendo due sponde affacciate sullo stesso mare, vuole rilanciare un messaggio che è insieme simbolico e concreto. Il nostro motto è annulliamo le distanze, ma annulliamo le distanze in tutti i sensi, geografiche, sociali, economiche, di diverse abilità, di diverse religioni, di diverse etnie. Insomma, lo sport unisce.